Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche questo giovedì tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Mario Adinolfi, che è un giornalista e politico che Repubblica ha definito il nuovo guru degli ultracattolici, se la prende con i creatori del film cartone animato Kung Fu Panda, che è uscito in questi giorni al cinema, con queste parole che ha pubblicato su Facebook. Volete capire come si fa il lavaggio del cervello gender ai bambini? Ad esempio con il protagonista di Kung Fu Panda che ha due papà. Ricordando che la teoria gender è quella teoria che proclama l'uguaglianza assoluta tra maschi e femmine, imposta secondo alcuni da organismi internazionali, da una lobby LGBT, cioè dai movimenti diciamo a tutela dei diritti omosessuali. Adinolfi ha fatto bene a prendersela con i creatori del cartoon oppure ha esagerato? Sono cartoni animati, sono. Io penso che comunque, insomma, lasciamo la storia come la storia, senza andare a cercare tante storie, anche perché ci sono tanti, secondo me, argomenti molto più importanti, più da affrontare, tutto quanto, che non da sempre cercare i cartoni animati e la principessa e questo e quest'altro. Cioè, io direi che comunque. Quindi il fatto che all'interno di quel cartone animato ci siano due papà non lo ritiene un messaggio negativo? Sì, sono due papà, è un cartone animato, sono bambini, cioè i bambini si vogliono divertire e basta. Non penso che un cartone animato gli possa dare un insegnamento tale a un bambino che ci sono due papà o che cosa. Ci sono altre cose al di là del cartone animato, per i grandi che dovrebbero insegnare ai bambini. Tante belle cose. Bambino, se vede in giro per la strada cose ben più importanti, si domanda perché quello ha fatto questo piuttosto che quell'altro, ma non un cartone animato. Altrimenti come mai Cenerentola, i sette nani e tutto, cioè a questo punto se andiamo a tirare in ballo anche i cartoni animati per i bambini, addio, siamo finiti, siamo proprio la canna del gas. Allora, lui è un giornalista, ma è importante o non è importante? Sì, è conosciuto in tutta Italia. È conosciuto in tutta Italia, allora gli dico di guardare prima di tutto il programma delle Iene. E poi ti do anche l'altra risposta su quello che mi chiedi. E le risposte di quel giornalista le riceve da quei ragazzi che sulle Iene. Guarda cosa dicono quei ragazzi. Allora non gli interessa se ci sono due papà o due mamme. L'importante è che le persone che li prendono li vogliano bene. E su questo condivido pienamente. L'importante è che uno voglia bene a una persona. Poi che siano due mamme o due papà, allora giusto che facciano delle valutazioni sulla coppia, ma non che siano due uomini o due donne, parliamoci chiaro. L'importante è che siano persone che possono tenere un bambino e che gli vogliono bene soprattutto, perché io ho visto appunto su quel programma lì le Iene, non vedono l'ora di uscire da quelle case famiglia e condivido pienamente quei poveri ragazzi lì. Mi dispiace, se potessi li riprenderei in casa mia. Cosa dobbiamo farci? Non pensavo che questo signore qua, poi comunque stiamo parlando di un cartone animato, giusto? Quindi poi siamo nel 2016, ormai i ragazzini sono più intelligenti, soprattutto di me. Oddio, non ho seguito molto bene la vicenda, però bisogna sempre pesare le cose, nel senso non bisogna mai esagerare né nel negativo né nel positivo. Sinceramente, sono sincera, io questa cosa non l'avevo letta, quindi non ho idea. Non bisogna mai esagerare, però gli estremismi fanno sempre male e comunque non bisogna nemmeno demonizzare le persone per la loro sessualità, quello assolutamente. Poi sono cose troppo complesse, quindi sinceramente non saprei darti una risposta. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.